Sì, sono qui con Filippo, che è il nostro ingegnere strutturista. Vediamo di essere veloci e poco noiosi. Vi racconto di questo progetto divertente di Gucci in via Mecenate, che ha una caratteristica particolare, no? L'abbiamo chiamato From Workspace to Working Space, cioè tra posto di lavoro a posto di lavoro, perché la via Mecenate è una storia fantastica di produzione di aerei, che parte dagli anni 20 e arriva dopo la guerra. E quindi la Caproni, vedete l'immagine, questa cartolina pubblicitaria degli anni 20, e in fondo un'immagine, diciamo, emblematica dello stile Gucci, che si innesta, diciamo, sul progetto di recupero dei vecchi edifici di questa archeologia industriale. E il passaggio avviene attraverso una cosa che è anche questa strepitosa e affascinante, perché è come una connessione al di là del tempo, che è il lavoro di Miyazaki. Perché Miyazaki in modo assolutamente straordinario, è una coincidenza che proprio abbiamo scoperto nel processo, si ispira in un suo bellissimo film che si chiama Si alza il vento, si ispira proprio a Caproni. Come dice, questo legame tra Miyazaki, il cui padre produce aerei, e la Caproni, una forte e lunga corrispondenza che dura anni, al punto che Miyazaki, in modo incredibile, diciamo, quando la Caproni, come dire, è un'azienda ormai nel dimenticatoio, la riporta alla ribalta, prendendone proprio riferimenti. Addirittura è affascinante, è un progetto, poi è fatto di tante cose, quindi anche questi aspetti lo rendono un progetto sempre nuovo e divertente. La casa, diciamo, di produzione di Miyazaki si chiama Ghibli. E Ghibli è uno degli aerei di Caproni, ecco, quindi questa connessione italo-giapponese attraverso la storia della Caproni è, diciamo, straordinaria, e rende un po' anche il processo del progetto un po' più leggero. Dov'è via Mecenate? Lo sapete, l'area Caproni è qui. Vi racconto un po' di storia. L'area, diciamo, nasce intorno a un aeroporto che non è Linate. Adesso forse mi dilungo un po' sulla parte storica, ma forse la parte più divertente, perché è da lì che parte, come dire, la nostra di progetto. C'è un luogo che era fortemente connotato per il lavoro. Diventa oggi un luogo in cui il lavoro, diciamo, torna a esserne parte, con naturalmente con un nuovo, diciamo, nel passo coi tempi. L'aeroporto, diciamo, intorno a cui si sviluppa la Caproni è l'aeroporto di Taliedo, anzi Taliedo è un aeroporto che nasce con la Caproni. Prima ancora di Linate, lo vedete, ci sono tutti, diciamo, gli aerei vengono provati lì, poi successivamente nasce Linate, nasce, ecco, lo vedete, Taliedo intorno a quel puntino rosso. Questa è un'immagine del 1900, credo 40, 50, e vedete che Linate è una piccola pista a fianco all'aeroporto di Forlanini, perché Forlanini era l'aeroporto vero, con gli aerei da terramano decollavano sull'acqua. Poi, con la nascita di Taliedo, si sviluppa anche l'aeroporto di Linate. Come vedete, la nostra area è un'area nei campi, quindi la città, siamo neppure in periferia, siamo nel quartiere di Mecenate, che è un piccolo nucleo urbano al di là della città, e poi scopriremo come la città poi pian piano si è riappropriata di questi terreni agricoli, e l'area di Mecenate, l'area della Caproni, è diventata un'area parte di un sistema, diciamo, ormai di consolidato. Ecco, queste sono le immagini, hanno un certo fascino. Vedete l'aeroporto della Caproni, gli aerei venivano assemblati in quest'area, che è un'area di, complessivamente sono quasi 200.000 metri quadri, il nostro intervento è 30.000 metri quadri, vengono assemblati e vengono trainati con i buoi verso il campo di volo. E queste sono un po' di immagini, diciamo, evocative, raccontano un po' quel periodo che va dagli anni, diciamo, 20 agli anni 50, con la seconda guerra mondiale. Alla fine della seconda guerra mondiale, la Caproni è costretta a chiudere, perché gli americani impongono la chiusura di tutte le aziende di produzione militare per comprare poi prodotti americani. E quindi la Caproni finisce nel dimenticatoio, si trasforma lentamente in piccole, diciamo, aziende artigianali, ma poi l'area viene abbandonata. E forse questa è la sua fortuna, perché essendo abbandonata, come dire, non subisce, diciamo, quel processo di speculazione edilizia che pian piano si è appropriato tutte le aree industriali dismesse. Ecco, queste sono alcune immagini. Vedete, ci sono, l'area è quella che vedete alle spalle, che di fatto oggi mantiene ancora questo carattere, la produzione degli aerei dentro i capannoni industriali. Questi sono i capannoni che noi abbiamo trovato negli anni 2000, quando abbiamo cominciato a lavorare sul progetto.
e alcune immagini, diciamo. A sinistra esattamente un'immagine che ho fatto io, quindi un'immagine di un portone ancora così com'era, insomma, che racconta nel suo disegno anche un po' tutto quel processo, insomma, che passa dagli anni 20 agli anni 50, anche di disegno, no, di arricchimento. Beh, poi ci sono anche delle immagini particolari, Mussolini che visita l'area, perché insomma è un'area strategica, un'area che, come dire, è un'area che intorno alla quale si costruisce la storia dell'aeronautica civile e militare in Italia. Cioè gli aerei Caproni sono gli unici aerei italiani veramente innovativi, innovativi al punto tale che, diciamo, tra le due guerre la Caproni produce questo aereo straordinario con molte ali, che viene appunto ripreso da Miyazaki nel film, perché Miyazaki racconta la storia di questo bambino che vuole fare l'aviatore e che sogna questo aereo con sei livelli di ali che può spiccare il volo con una leggerezza che è, diciamo, assolutamente straordinaria. E questo aereo poi in un volo di prova sopra Brescia con tutti i giornalisti crolla, diciamo, cade e da lì poi, come dire, un po' anche la Caproni, cioè, segna un po' il declino dell'area. Questo è un'ala con i sacchi di sabbia per la resistenza, per la prova dell'ala. Ci sono alcune immagini, diciamo, del un vecchio distributore. Queste sono immagini recenti, abbastanza recenti, che raccontano un po' l'estensione, la compattezza dell'area, anche il suo carattere, diciamo, uniforme, piuttosto omogeneo, che anche questo è un aspetto abbastanza raro. Questo bellissimo grande edificio dove ci montavano gli aerei è un campo di calcio, la dimensione è legata, insomma, un po' alla produzione. Gli aerei venivano montati all'interno, avevano quindi spazio per essere movimentati, e, diciamo, e forse anche questa ricchezza dell'archeologia industriale, no? Anche dell'ingegneria industriale, con un bellissimo esempio di una struttura, tipologia metallica che, insomma, Filippo ci aiuterà a scoprire, perché anche quella ha un fascino. E questa è un'immagine di come abbiamo trovato l'area noi, solo per raccontarvi che quegli elementi, diciamo, di pietra che si distribuiscono intorno al mattone in modo assolutamente casuale, random, sono un vezzo, diciamo, compositivo che Caproni riprende dal nord Europa per dargli un carattere, che in fondo la storia della Caproni è la storia di quella imprenditoria che, come dire, si riconosce nell'azienda, no? Che fa dell'azienda anche un fatto di immagine personale, familiare. E questa è l'area poi che di fatto pian piano ha cominciato a prendere forma nello stato attuale. Queste sono immagini, diciamo, dell'area così come l'ho trovata. Naturalmente, come dire, un'area che dal punto di vista progettuale è, come dire, incute timore, come dire, uno si deve porre con molta attenzione, perché qui si parla di pezzi della storia dell'architettura di quegli anni, no? Su cui come dire, il nostro lavoro di stratificazione di architettura contemporanea deve essere molto prudente, perché quella stratificazione poi negli anni, come dire, ha prodotto anche, e lo vediamo, ha prodotto dei risultati che poi abbiamo tentato di cancellare. Questa è l'area vista dall'alto, quel vuoto nel centro è un vuoto ricavato da una demolizione. Ecco, il primo lavoro che abbiamo fatto è stato proprio quel lavoro di pulizia, cioè di cercare di eliminare tutte quelle superfettazioni, tutti quegli edifici, quelle parti costruite negli anni successivi, cioè che vanno dagli anni 50 agli anni, diciamo, 90, e sono parti che, come dire, non seguono, come dire, quel principio compositivo dell'inizio del Novecento, ma poi sono forse il risultato di un lavoro più sulla funzione che sulla forma, al punto che, diciamo, quegli edifici su via Mecenate, questa che vedete, diciamo, dove passano il tram, gli edifici nascondono addirittura l'area. E il lavoro che facciamo è un lavoro appunto di pulizia, semplicemente demolizione. Già demolire è già il primo passo prudente per svelare di fatto un'architettura, che è forse già un contributo che diamo noi, quindi, come dire, mi sarebbe bastato lavorare sulla pulizia per fare un buon lavoro d'architetto. Naturalmente questo non bastava, perché stiamo parlando di un'azienda che voleva metterci produzione, uffici, c'è un problema di superficie, quindi alla fine è inevitabile che
come dire, il nostro contributo, che è anche, come dire, la nostra ambizione, passa attraverso un fabbisogno dell'azienda. Ecco, come questa è la via di via Mecenate. Il lavoro che facciamo innanzitutto è cominciare a spazzare via questa sporcizia, diciamo, che col tempo ha contaminato un'area che di suo aveva un fascino incredibile. Ecco, vedete? E questa pulizia ha svelato di fatto come il vecchio lavoro fatto dagli architetti, fatto dagli operai, fatto anche da questo lavoro poi di Caproni, no? Questi vezzi architettonici. Ecco, vedete ad esempio il fronte di Mecenate, una corte che prima non esisteva, una corte esisteva in origine ma successivamente è stata riempita con edifici prettamente funzionali, se vogliamo anche alcuni interessanti, ma come dire, non in linea con l'idea compositiva iniziale, che era veramente molto formalmente molto, molto, diciamo, importante, riconoscibile. Ecco, vedete, questo è un edificio che come dire, completamente demolito, poi svela una facciata meravigliosa che sta alle spalle, di cui assolutamente eravamo all'oscuro. Ecco, diciamo quel processo diciamo di pulizia poi passa, diciamo, racconta una cosa che poi vedrete nell'immagine, la faccio scorrere velocemente perché poi i rendering non sono mai troppo utili e poi perché adesso il progetto è costruito, bisogna andare a vederlo, non posso farvi vedere troppe immagini perché poi queste aziende di moda sono molto molto gelose e quindi come dire, tutta la pubblicazione di immagini passa attraverso un controllo strettissimo. Però è un racconto, e questa è l'area complessiva, è l'area che ruota intorno a un diciamo a un asse, no, c'era forse un'immagine, ecco, no, scusate, questa immagine è molto importante, questa immagine racconta come forse è diciamo, no, questa immagine va paragonata alla prima immagine che vi facevo vedere dell'area Caproni immersa nei campi agricoli milanesi. Questo è un po' il racconto della storia, no? Come la stratificazione di periodi successivi, anche speculativi, ha, come dire, compromesso quell'immagine organica che la Caproni aveva segnato negli anni 20. Perché la città, appunto, come dire, ha inglobato la Caproni. Ci sono, qui a fianco c'è la fabbrica che stampava il Corriere con le rotative. Insomma, alla fine, come dire, forse questo carattere di unitarietà è stato mantenuto grazie all'abbandono, di fatto, grazie al fatto che nessuno speculatore ci ha messo l'occhio per trasformarlo in quello che invece nelle aree di fronte è stato fatto, dove c'è la RAI, dove tanti capannoni invece hanno subito trasformazioni come dire, non omogenee, no? Diverse, seguite la funzione. Invece la nostra area è rimasta intatta. Questo è un elemento assolutamente raro, insomma, distintivo, si vede in alcune aree di Milano, invece a Ginori, ci sono delle aree milanesi che hanno mantenuto questo carattere. Questo è il progetto. Ecco, forse in questa immagine si vede già come tutto quello che è stato pulito per noi è lasciato vuoto. Anche questo, come dire, certo, la torre è il nostro segno, è quel nostro contributo di contemporaneo su questa stratificazione storica consolidata, però tutto il resto, tutte quelle, la piazza centrale, il percorso, il fronte su Mecenate, è il risultato della demolizione, niente meno che il risultato della demolizione. Quindi dove c'erano edifici che hanno contaminato l'area abbiamo lasciato un vuoto, quel vuoto sono dei parchi, sono degli spazi di relazione, è un'azienda che lavora molto, diciamo, sugli spazi aperti perché c'hanno gli showroom e quindi il lavoro e quindi il rapporto tra gli spazi interni e gli spazi esterni è sempre importante perché è un'area che diciamo si sviluppa prevalentemente in orizzontale, c'è questi due, diciamo, elementi molto forti, l'orizzontalità e quindi tutte le superfici, i capannoncini sono edifici bassi, si lavora, si guarda fuori, no? C'è una trasparenza tra l'interno e l'esterno e poi c'è questa contrapposizione con la tola verticale in cui invece si concentrano le attività che funzionalmente richiedono l'efficienza, cioè un edificio per uffici ha bisogno di avere la sua maglia, no? Il suo passo strutturale, il suo microscale, i suoi ascensori. Ecco, questa verticalità si contrappone all'orizzontalità. Ecco, l'area è questa, l'area si sviluppa intorno a un asse centrale che diventa l'asse pedonale, una piazza coperta, quindi questo è, diciamo, un
un racconto per immagini, per slide della, diciamo, della composizione, no? Geometrica dell'area, che di fatto era molto semplice, c'era uno schema molto chiaro, un passo strutturale ripetuto, e quindi perché era tutto strettamente legato alla produzione. Quel vuoto di cui vi dicevo diventa una piazza coperta, l'idea di un grande bosco, cioè l'idea di lavorare con il verde come fosse il verde fossero degli elementi compositivi del progetto, come ho lavorato con degli elementi metallici sulla facciata, nello stesso modo ho lavorato con il verde, quindi il verde è sempre riconoscibile, il verde è un bosco, un elemento compatto, e quindi è come un volume che non è edilizio ma è verde, piuttosto che quella piazza che invece è una piazza centrale, quindi al carattere di quelle piazze, diciamo, anche storiche, no? In cui il passo degli alberi è geometrico, è come dire ripetuto in modo regolare, e poi degli alberi che distribuiscono ovunque, e una strada che cinge l'area lasciando l'interno completamente pedonale, che questo è un altro aspetto, diciamo, che mette in risalto a questo gioco di relazioni al piano terra. E poi un racconto del cantiere in cui poi, diciamo, mi faccio aiutare da Filippo per capire un po' cosa abbiamo lavorato. Ho un po' di immagini del cantiere e poi delle immagini finali. Questa è quella facciata che abbiamo scoperto demolendo l'edificio. Questo è straordinario, cioè uno non se l'aspetta, no? Accanto a questo edificio ce n'era un altro, e la demolizione ha svelato forse la facciata più bella, ecco, che naturalmente negli anni 70, diciamo, non era probabilmente considerata tale, o comunque c'era la funzione era più importante della forma, e in quel caso la funzione aveva diciamo il fabbisogno di un'area chiara, produttiva, quindi di un capannone classico degli anni 70 era più forte della volontà che in fondo aveva Caproni di avere una facciata che era veramente molto, è una facciata segnata da due torrette, quindi è una facciata in qualche modo classica, no? Che è una facciata che è un'archeologia industriale che però ha dei riferimenti classici, assolutamente, con queste coste che erano, diciamo, delle coste di sostenimento, si dice, e poi delle immagini. Ecco, su questa cosa c'è una cosa interessante. Adesso le immagini raccontano il processo di costruzione e come poi gli elementi strutturali sono diventati elementi, diciamo, forti anche nel nostro progetto. Quella trave ve la racconta Filippo perché ha un suo... Vai. Buonasera, vuoi darmi magari il... Dov'è? Questo. Buonasera, allora Gino ha detto che questi fabbricati incutono timore, è vero. Un ingegnere che entra qua dentro, le prime volte che entravo, devo dire, in questi spazi ho provato una certa emozione, da ingegnere, quindi, perché queste strutture metalliche che vedete sono travi reticolari semplicissime, ma sono travi che hanno fatto la storia dell'ingegneria civile della prima metà del secolo del Novecento, dell'ingegneria industriale, e quindi ritrovarle così ben conservate in questi spazi è stata una certa emozione. Queste strutture, allora, gli edifici che abbiamo trovato erano tutti coperti da travi metalliche reticolari. In particolare l'edificio più significativo è l'hangar, che è lungo 100 metri e ha una luce trasversale di 40 metri, quindi una struttura molto importante, mentre gli altri edifici più piccoli sono sempre coperti da travi reticolari di luci inferiori, però la tipologia è sempre la medesima, cioè travi metalliche che appoggiano su murature in mattone pieno con qualche lesena in calcestruzzo. Tenete presente che l'hangar è del 1940. Allora la cosa più bella che abbiamo, la trave più importante che abbiamo trovato, la struttura più bella dal punto di vista ingegneristico, è quella trave che vedete, adesso non so dov'è la freccettina, comunque la trave che vedete al di sopra del portone, che è una trave Firendel. Firendel era un ingegnere belga che è morto nel 1940, che alla fine dell'Ottocento ha brevettato una trave
chiamata trave Firenze, che tutti gli ingegneri conoscono, spero anche voi, che è una trave composta da elementi verticali e due briglie orizzontali superiori e inferiori, cioè non ha diagonali sostanzialmente. È una trave che è stata utilizzata per i ponti che vedete in giro, e la cosa significativa di questo edificio è che questa trave di luce 40 metri è stata costruita come Firendel per dare luce, cioè all'interno di quei riquadri c'erano delle vetrate che ancora oggi sono state riposizionate. Stiamo parlando di 1400 tonnellate di carpenteria metallica esistente, che esiste ancora, è stata riposizionata. Vado avanti. Ecco, questa è la struttura più bella, che è la struttura dell'hangar. Travi verticolari alte circa 5 metri, lunghe 40 metri. Le travi di testata Firendel che vedete. Allora, due parole sul cantiere, perché al di sotto di tutta l'area è stato realizzato un piano interrato, ma il vincolo nostro era quello di conservare tutte le murature, tutte le strutture verticali dovevano essere conservate e non dovevano essere demolite. Quindi noi abbiamo realizzato un piano interrato in calcestruzzo, tra l'altro in presenza di acqua di falda, perché in questa zona l'acqua è abbastanza alta, mantenendo in piedi tutte le murature. Il sistema costruttivo ha previsto di posizionare dei pali che vedete, dei micropali con delle strutture metalliche per sostenere le murature, cioè quell'immagine... in sostanza noi abbiamo appeso, come dire, le facciate dell'edificio, le facciate anche se non protette, perché devo dire non c'erano dei vincoli della sovrintendenza che imponevano la protezione della facciata, però naturalmente la facciata era l'elemento veramente distintivo dell'intervento. C'erano molte strutture che erano in legno, comunque fatiscenti, che crollavano, invece la facciata in mattoni era veramente distintivo, quindi l'idea era proprio sostenerla. Ecco, devo dire una cosa, queste operazioni sono operazioni costosissime, come dire, e forse la fortuna di lavorare per un'azienda di moda che può permettersi questa attenzione al patrimonio storico è sicuramente una fortuna per gli architetti e per gli ingegneri, diversamente questo intervento non sarebbe stato reso possibile. Sì, ecco, vedete queste due immagini sulla sinistra, c'è l'esempio più significativo. Abbiamo realizzato quel plinto che vedete sotto il pilastro dove arriva la trave, posizionando prima dei micropali che vedete sull'immagine a sinistra, e poi abbiamo scavato un piano interrato su tutta la superficie dell'hangar. È chiaro che il plinto appoggiava sui pali, abbiamo potuto realizzare la fondazione, le pareti, tutto quanto. Ecco, qui vedete, abbiamo cominciato a scavare. Qui si vede la carpenteria metallica è stata smontata tutta. Sì. No? Allora, quando il tema delle strutture esistenti, che è di grandissima attualità, tutte le strutture che abbiamo trovato qua e che abbiamo riutilizzato, metalliche, di calcestruzzo e anche muratura, hanno una serie di problemi. I problemi sono innanzitutto la conservazione, perché l'acciaio si è corroso. Dal 1940 ad oggi uno spessore di corrosione l'abbiamo trovato un po' su delle strutture. Il calcestruzzo si è carbonatato, c'è questo fenomeno di grandissima attualità, tutti i calcestruzzi che hanno una vita di 50 anni circa stanno cominciando ad avere problemi, cioè si carbonata in superficie, diventano porosi, entra l'umidità, il ferro si corrode, si gonfia, quel fenomeno che vedete sulle autostrade in particolare, perché è un fenomeno che avviene in presenza di CO2. E quindi avevamo quel problema lì. L'altro problema era l'adeguamento ai carichi statici, la neve è aumentata. Noi abbiamo posizionato dei pannelli della coibentazione, delle vetrate, abbiamo aumentato un po' i carichi statici. Abbiamo il problema sismico. Allora, per un cliente del genere, anche se non dovuto, non è possibile consegnare un edificio oggi che non è antisismico. Quindi abbiamo dovuto adeguare al sisma. L'ultimo dei problemi sulle strutture, importantissimo sulle strutture metalliche in Italia, è la resistenza al fuoco. Cioè, sapete che purtroppo abbiamo questo vincolo fortissimo per cui abbiamo dovuto verniciare con vernici intumescenti. Questi sono, diciamo, i problemi che abbiamo incontrato dovendo riutilizzare strutture che hanno quasi 100 anni. Ecco, qui è interessante perché si vede come abbiamo sostenuto la parete dell'hangar su questi trespoli con dei micropali
nel transitorio in cui realizzavamo la platea e lo scavo interrato. Vedete su nell'immagine sopra, vedete proprio il pilastro che è stato interrotto e poi verrà ricostruito successivamente per realizzare il piano interrato. Abbiamo ricostruito questi setti con del materiale del calcestruzzo moderno, della malta di resistenza alta, che sono poi i setti che resistono al sisma, che danno resistenza antisismica all'hangar. Ecco qui stiamo cominciando a rimontare tutte le strutture ripulite, consolidate, e molti elementi sono stati sostituiti perché erano corrosi in profondità, abbiamo dovuto cambiarli. La trave Firendel che vedete lì è l'unico elemento che non è stato smontato, è rimasto in opera, è stato ripulito in opera, è stato riverniciato ed è stato consolidato. Qui vedete le strutture ormai rimontate dell'hangar, questa immagine, ecco qui il montaggio. Questa è sempre un'immagine storica in cui si vede benissimo l'importanza di quella trave Firendel con le vetrate al di sotto si vede, della si quale, vede anche Mussolini, che anche Mussolini diciamo che... al di sotto della quale scorre il portone, ma che è di una bellezza, di una pulizia, perlomeno dal punto di vista ingegneristico, no? Spero anche architettonico. E questi sono invece gli edifici bassi. Gli edifici bassi anche loro hanno questa caratteristica di cantierizzazione di dover mantenere le pareti in piedi, ma le strutture della copertura e interne sono state rifatte. Allora, vedete, quei blocchi di calcestruzzo servono per contrastare la caduta della parete nella fase di cantiere. Questi sono sempre edifici bassi, sono stati consolidati con delle croste di calcestruzzo per dare robustezza alle pareti in mattoni. Qui gli scavi, tra l'altro lavoravamo in presenza di acqua, abbiamo dovuto fare un leggero dewatering, impermeabilizzare tutto. E qui sono le strutture interne degli edifici piccoli, chiamati loft, ricostruite. Là vedete le strutture originali, qui vedete le strutture nuove, ricostruite con un disegno. Ecco, infatti questo è interessante perché naturalmente qui ci si pone il problema del nostro contributo. Sopra ci sono delle travi che poi in parte abbiamo scoperto essere in legno, come dire, quindi un disegno di carpentiera metallica che apparteneva a quel periodo, quindi il nostro contributo, lo vedete nell'immagine sotto, come dire, poteva avere solo due possibilità: o, come dire, la copia, cioè il falso, che non ci appartiene, insomma, non appartiene alla nostra storia, al nostro linguaggio, al nostro modo di operare, piuttosto che invece lavorare con i nostri strumenti, cioè che sono strumenti innanzitutto di ingegneria, che è un'ingegneria molto attenta, quindi molto efficiente dal punto di vista dello studio, ma è un'ingegneria che poi si traduce in un dettaglio architettonico. In fondo l'architettura è fatta di dettagli architettonici, quindi il dettaglio, ancora prima che tecnologico e strutturale in questo caso, è architettonico. Quindi, come dire, lavorare, vedete, c'è una doppia sezione, insomma, questo è un po' Anche il divertimento di utilizzare l'ingegneria come strumento al nostro servizio per comporre una forma che è una forma che deve avere una forte identità. Il progetto svela, adesso poi vedremo la torre, però svela, racconta una cosa importante, che il contributo dell'ingegnere in questo caso è stato ben più superiore al contributo dell'architetto, perché l'architetto si è limitato, come dire, a controllare il processo, a tenere sotto freno, se vogliamo, l'ingegnere, ma soprattutto a fare quel lavoro, dicevo di prima, di pulizia, no? E poi vabbè, forse c'è questo gesto della torre, però insomma il lavoro è stato nostro, è stato quello un po' di essere molto, diciamo, didascalici nel racconto e nel lavoro. Invece il lavoro di Filippo è stato anche un lavoro più sostanziale. Ecco, per esempio l'architetto ha richiesto dei tiranti, vedete i tiranti delle capriatelle? I tiranti c'erano anche prima, sono indispensabili perché diversamente non riuscivamo a far stare sulle capriatelle. L'architetto ha richiesto un tirante un po' speciale, non andava bene uno normale, quindi quei tiranti che vedete hanno una sezione quadrata a U, la parte inferiore con delle illuminazioni. È una sezione in questo caso che contiene l'apparecchio di illuminazione, quindi contiene la canalina per comunicazione. Questo è quel lavoro in cui uno riesce a leggere un dettaglio che ha una funzione strutturale, però lo vede sempre come un dettaglio architettonico, cioè
è come dire, coerente col progetto complessivo. Ecco, allora per la tesatura del tirante ci sono dei dadi all'estremità che non si vedono, ma insomma c'era questo problema. La torre, due parole sulla torre, ma direi non mi dilungherei, è una struttura banalissima, tradizionale, calcestruzzo, solette gettate in opera, le luci abbastanza forti, siamo sui 10 metri richiesti dall'architettura, nucleo centrale assolutamente simmetrico, quindi dal punto di vista sismico la struttura ottimale, siamo stati diciamo contenti di poter affrontare il tema sismico in modo semplice. Niente, qui direi che ti lascio la parola. Beh, naturalmente poi un po' di ambizione l'architetto ce l'ha, e quindi anche la torre doveva avere un suo ruolo, e forse diciamo la maggiore difficoltà era stata quella di cioè la domanda, diciamo, posta, quale linguaggio architettonico deve avere questo nuovo edificio contemporaneo, di fatto di fronte a un'architettura già molto ricca, molto disegnata. Quale è l'architettura industriale fatta appunto di questi mattoni, di queste capriate, quindi un disegno che è un disegno, diciamo, della forma, ma è anche una decorazione, perché il mattone in sé è un elemento fortemente decorativo, no? Se poi composto con questa libertà, insomma, che questo vezzo stilistico che si è preso Caproni, e l'idea era quella di realizzare una torre che fosse un volume molto compatto, molto identificativo anche dell'immagine del marchio, del brand, quindi della società che si è presa carico dell'intervento, quindi di Gucci, un edificio che fosse riconoscibile per pochi elementi, in questo caso per la sua, diciamo, compattezza, per il suo colore, perché è un edificio scuro, in qualche modo andando dietro anche alle esigenze poi che sono diventate sempre più come dire, vincolanti per il nostro lavoro, che sono quelle legate alla protezione dal sole. No, la protezione dal sole ormai impone diciamo, fattori solari importanti per i vetri, quindi i vetri non possono essere più trasparenti, quindi quella trasparenza che ha connotato molti edifici nel passato oggi non è più possibile, almeno in fronti che sono fortemente esposti al sole. Quindi abbiamo lavorato sull'opposto, per fare un edificio che fosse un edificio molto protetto dalla vista, perché in qualche modo una casa di moda si vuole proteggere, no? Si vuole raccontare nella campagna veneta, in questi capannoni, questi loft, diciamo, a terra, sono quelli in cui si vendono i vestiti. Invece si contrappone questa volontà di avere un cavò, no? Un oggetto che è fortemente, diciamo, chiuso, no? In cui, come dire, la gente pensa, lavora per produrre poi quello che viene venduto al mondo. Quell'edificio in qualche modo per noi era questo, insomma, queste lamelle verticali che proteggono dal sole, che hanno un gioco diciamo sugli angoli, quindi si scompongono sull'angolo, nel senso che non è una, anche questo un vezzo, come dire, un po' stilistico per cercare di ammorbidire, no, il volume, che di fatto poi è semplice perché è molto legato alla funzione, cioè c'è un nucleo centrale e ci sono gli uffici che gli corrono intorno. Direi un po' anche nell'immagine prima, poi questo colore scuro che si riprende su tutte le scossaline, no? Che segna questo elemento molto forte orizzontale, quando uno cammina lungo la strada centrale vede questo zigzagare che è la forma della linea di copertura, no? che è un segno grafico molto forte. L'abbiamo ripreso nel colore, l'abbiamo ripreso nel materiale. Il vetro scuro ha anche un vantaggio, lo dico da architetto, come dire, che è quello di nascondere la fascia marcapiano. Qui vedete, diciamo, un edificio che lavora con un passo di questa scansione verticale orizzontale, soprattutto orizzontale su due piani, e quindi in una facciata tutto trasparente la fascia marcapiano si vede perché nasconde un solaio. Il vantaggio di lavorare con vetro scuro è quello di poter, diciamo, retroverniciare il vetro dalla fascia marcapiano con una tonalità che si avvicina al vetro di facciata, e quindi alla fine uno in qualche modo non riconosce un edificio che sembra avere tre piani alti, in realtà ne ha sei. Questo, come dire, è un trucco, diciamo un trucco, è una volontà, un disegno per rendere la torre, diciamo, più leggera. Ecco, questa è l'immagine della torre, quindi questo contrasto tra, che a noi, diciamo,
contrasto, direi contrapposizione, ma come dire, è quella relazione, no, col tessuto, col contesto che sempre vogliamo cercare, tra un edificio molto disegnato e un volume sopra che ha una sua forza, che non è una forza, diciamo, nella decorazione o nella, diciamo, una ripetizione di una forma, è una forza diciamo, dovuta alla sua compattezza, al suo rigore, ecco. Se vogliamo, la contrapposizione è questa, tra un rigore della forma e invece una diciamo ricchezza della decorazione e del disegno. E questa è l'immagine, diciamo, della torre in costruzione con un tetto verde e queste lamelle verticali, una visione da sotto. Ecco questa grande piazza coperta, quindi c'è un po' questa relazione tra spazi interni e spazi esterni. Gli alberi purtroppo sono ancora piccoli, ma comunque questa volontà di avere questa piazza molto rigorosa, geometrica, su una piazza diciamo molto che appartiene al linguaggio dei capannoni, perché il passo degli alberi è costante, come il passo strutturale era costante. Quindi cercare una piazza che è un elemento molto semplice e compatto, che però, come dire, si relaziona fortemente al disegno originale. E poi questa è un'immagine della torre così come oggi da fuori, vedete i tetti, che quei coppi sono così non perché sono nuovi, ma perché sono stati lavati tutti. In realtà abbiamo recuperato l'80% dei coppi e la pulizia e il lavaggio ha reso questo carattere, che non è bello a vedersi, cioè il tempo li renderà molto più omogenei, quindi li renderà molto più vicini allo stato in cui li abbiamo trovati, però questo è il risultato di un lavaggio, però è anche il risultato di un lavoro molto attento nel recupero dei materiali laddove è stato possibile. Ecco, vedete, in questa torre, in questa immagine si vede bene questo gioco di scomposizione, no, dell'angolo, che quindi questo passo diciamo quasi paranoico delle lamelle a passo 90 cm, profonde 60, si ripete rivestendo tutta la facciata, però sull'angolo non fa il gioco classico di svoltare, ma si ferma e nell'altro senso ricomincia nell'altro modo. Questo è un modo per come dire scomporre ulteriormente la forma, quindi questa cosa dei tre piani, dei sei piani che diventano tre più l'angolo scomposto, in qualche modo gli dà un po' di disegno e di ricchezza. E questa è una visione a lontano. Tutto quel fronte che vedete è un fronte in lamiera che riprende, nel senso che noi non abbiamo voluto utilizzare il mattone che era diciamo materiale di diciamo originale, per noi è stato un materiale da proteggere, non da riprendere. Il fronte centrale chiude il blocco, perché comunque è un blocco chiuso, anche protetto, e gli spazi, i giardini che vedete dietro sono quei famosi giardini ricavati dalla demolizione. E questo è un confronto che c'è da fuori, questo lo potete vedere tutti, perché sull'area diciamo non si può entrare, ma ci si può girare intorno, e vedete questa contrapposizione tra il volume in verticale e gli spazi in orizzontale. E questo è diciamo una vista da strada in cui emerge questo volume. In realtà il volume si vede molto poco, l'altezza è un volume tozzo, non è un volume interessante, ma questa è una condizione, perché c'è un limite massimo ad altezza legato all'aeroporto di Linate, cioè non si poteva più costruire più in alto. Certo che a tutti sarebbe piaciuto, come dire, esaltare questa contrapposizione tra l'orizzontalità e la verticalità costruendo un edificio alto il doppio, sarebbe stato infinitamente più interessante dal punto di vista compositivo del nostro lavoro, ma non era possibile. Anche questo è, come dire, un vincolo di progetto dato dalla condizione del contorno, e su quello abbiamo lavorato. Quindi, se devo dire il volume è interessante, no, non mi sembra interessante. Mi sembra di aver lavorato con attenzione per cercare di risolvere questo volume poco interessante attraverso il dettaglio degli elementi di facciata, il dettaglio dell'angolo e poi il dettaglio forse del materiale e del colore. E questa è, diciamo, l'immagine poi di fatto che interessa l'azienda, in cui, come dire, che torna un po' a quell'idea iniziale, no? Che era un luogo fortemente caratterizzato dal lavoro e diventa oggi un luogo fortemente caratterizzato dal lavoro, in cui si legge questa fortissima contrapposizione tra il carattere e l'immagine di un'azienda di moda, che è Gucci, che, come dire, gioca con questo, diciamo, contrasto tra il proprio
design fatto di colori, fatto di materiali moderni, con l'archeologia industriale, quasi che questi due elementi potessero dialogare in modo quasi perfetto, no? Creando, diciamo, una relazione che prende e dà, insomma, da cui si prendono spunti, ma che restituisce anche valore. Trovo che questa immagine, come dire, è molto forte sia per, diciamo, il velluto che riveste i tessuti, che riveste le poltrone di Gucci, cioè quindi dà valore alla poltrona, ma la poltrona dà anche valore alla facciata che sta dietro. E si vede anche questo pilastro, che è il pilastro moderno che regge la torre, mentre sullo sfondo, lo sfondo in realtà è l'edificio storico in cui è stata creata questa lunga trave in cemento per dare la massima libertà alle aperture necessarie all'azienda Caproni. E basta, questo è, diciamo, mi piace questa immagine perché racconta, è quello un po' che forse mi è sembrato quello spirito di questo MIARC di questi giorni, insomma, che il lavoro poi dell'architetto in fondo non è il lavoro dell'architetto, ma è il lavoro di tante persone che hanno lavorato su questo progetto, in questo Filippo è uno di questi, ce ne sono tanti altri, però il lavoro di squadra è sicuramente, in lavori così complessi è come il vero valore aggiunto del nostro progetto. Grazie. Grazie.